No, beh, se voi lo sapete, cioè, ditemi come si pronuncia. Cioè, Muer, Kite Muer, Muur, non ne ho la più pallida idea. È la prima volta che vedo questa pedaliera. Una VGE 250. E devo dire che la scatola è molto bella. Cioè, bianca, verde, ed è anche pesante, quindi vuol dire che c'è qualcosa di interessante dentro. Quindi, oggi vediamo la GE 250 della Kite Muer. Allora, finalmente per la prima volta nella mia vita farò un unboxing insieme a voi, quindi io non so cosa mi aspetterà qua dentro. Spero che si veda tutto. Oh, qua abbiamo lo schema della pedaliera, a quanto pare, ma soprattutto le istruzioni. Ragazzi, le istruzioni sono fondamentali, vanno lette, soprattutto se non sono in italiano. Quindi mi raccomando. Scegliete la vostra lingua preferita, che può essere il giapponese, il tedesco, anche lo swahili a volte può essere utile. Istruzioni non in italiano, però decisamente utili. Ah, poi c'è una bustina qua, ti mettono le caramelle. Oh! Ed eccola qua, la Kite Muer. Vediamo un po'. Ah, ma perché parlare della pedaliera quando possiamo parlare di questa fantastica busta di plastica? Notare come il suono che fa anche al tatto è molto piacevole. Complimenti alla Mua per la scelta delle proprie plastiche. Ma soprattutto, guardate che bella che è. Piccolissima, compatta, con tanti pulsanti e anche delle rotelline che scopriremo, spero, il loro funzionamento tra poco. Io lo ammetto, è la prima volta che vedo questa pedaliera, ma soprattutto sono 20 anni che non uso una pedaliera digitale. Oggi la proveremo insieme per la prima volta con tutto quello che ne conseguirà. Rumori, fischi, casini vari. Cambiamo stanza, a frappè. Ciao! Bene, eccoci qua. Allora, siamo nel set per provare la GE250. Abbiamo l'Ibanez Steve Vai autografata rigorosamente, ma soprattutto, come per magia, abbiamo già la pedaliera perfettamente cablata. Ma prima di iniziare, vedete, sono collegati i quattro cavi. I due jack stanno andando al computer in regia, cioè dall'altra parte, che stiamo monitorando con l'iPad. In questa maniera abbiamo il suono diretto della pedaliera. Con gli XLR invece siamo collegati alle due party bag, che vedete inquadrate in questa maniera qua. Le party bag chiaramente sono casse flat, non pensate per i chitarristi. Ma questo tipo di uscita qua, questo tipo di uscita vi consente di entrare direttamente sulle casse da impianto, casse flat, senza aver bisogno di DI o quant'altro. Quindi questa in realtà è una grandissima comodità che vi dà la GE250 e che io ho sfruttato praticamente fin da subito, perché abbiamo, come vedete, la connessione in diretta dove possiamo sentire il suono e la connessione al PC dove sentirete ovviamente il suono diretto. Nota importante, io sto improvvisando tutto, quindi in base al suono che trovo, diciamo che tiriamo fuori un riff, un assolo, quello che ci interessa. Andiamo a descrivere brevemente quali sono le principali funzionalità, ma soprattutto a cosa servono i pulsanti e le lucine colorate. Partiamo dal presupposto che ci sono un sacco di preset, tantissimi di tutti i tipi: metal, rock, suoni fantasiosi. Primo preset, uno ha un suono clean, quindi direi che ok, il suono direi che va abbastanza bene. Se non dovesse andare bene, ovviamente sotto system abbiamo la possibilità di modificare
i valori del segnale di input, quindi aumentare. Importante le uscite separate, perché abbiamo la possibilità di regolare appunto i volumi di entrata e di uscita, quindi in questo caso l'uscita che va sulle casse oppure l'uscita che andrà in registrazione. Ok? Quindi direi che questo potrebbe essere il nostro volume ottimale. Detto questo, direi che possiamo iniziare a giocare un pochettino con i preset. I due pulsanti laterali servono per cambiare le pagine. Con i vari pulsanti andiamo a selezionare le variazioni, che tra l'altro sono interessanti perché ragionano in maniera un po' particolare rispetto alle pedaliere di 20 anni fa. Ogni suono ha un suo corrispettivo. Questo, in questo caso, è stato aggiunto un chorus, quindi vai a programmarlo con o senza chorus. Sul 13B, per esempio, abbiamo un suono particolarmente viola. Ovviamente cliccando sempre sul pulsante 2 abbiamo la sua variazione. Quindi viene tolta in questo caso la distorsione. Nel C sono anche senza pletto. Ovviamente variazione del canale C, anche qui. In questo caso è stato aggiunto questo delay lunghissimo filtrato. Beh, direi che a livello pratico questa è la comodità più assoluta, cioè in un banco con tre pulsanti noi abbiamo ben 6 differenti suoni e questa cosa è decisamente comoda. Modalità loop. All'interno della pedaliera della J250 abbiamo la possibilità di lavorare con un loop, con una sorta di loop station. Molto interessante. Chiaramente se suonate da soli potete divertirvi e fare loop infiniti. Mi raccomando, per uscire dalla modalità loop dovete schiacciare il tasto display. Abbiamo un Mark 5 Attack. Quindi suoni particolarissimi. Press A gain. Pop Drive, Pop Dist. Vediamo come la
distorsione pop. Per la distorsione pop, ragazzi, serve un plettro. Vi serve questo. Se non avete questo, non siete pop dist. Slap this video. Cazzo, questa è pop. La pop. Pensavo fosse un po' più cattiva, ma in effetti è pop. British 800. Molto acuto, interessante, suono tipico Brit. Brit 900, quindi sarà una simulazione. Direi che non è niente male, iniziano a farsi interessanti queste distorsioni. Ovviamente il tap delay, battendo il tempo. Ovviamente, ragazzi, tutti i preset sono assolutamente, completamente, totalmente modificabili, cosa che noi andremo a fare adesso. Per esempio, abbiamo 60 slow. Mamma mia! Logia 2, Galaxy, ragazzi, Galaxy, io voglio vedere cosa fa il Galaxy. Siamo pronti per il Galaxy, secondo me non siamo ancora pronti per il Galaxy. Questo è, secondo me, il suono migliore. Slap this video. No, non ci credo, c'è anche questo, ragazzi! Funk! Carino questo aggressive Modern Lead, ragazzi. Campionare, profilare in qualche maniera le vostre testate, i vostri effetti. È chiaro che non stiamo parlando delle stesse capacità e possibilità che ha il Camper, però una pedalierina piccola, pratica,
così che ha anche questa funzione e dà un valore aggiunto alla pedaliera stessa. Non vi ho ancora parlato del pedale d'espressione, ma capite benissimo che è un pedale programmabile, è un pedale utilizzabile chiaramente sia come wah-wah che come per esempio volume del delay o aumento del gain della distorsione, quindi in base al tipo di programmazione che decidete di fare. Detto questo, mi raccomando, andate a provare da Merula la pedaliera, vi scegliete l'amplificatore che volete, vi portate la chitarra da casa o ne scegliete una direttamente lì, provate la pedaliera e valutate voi se è il suono che vi piace, ma soprattutto se risponde alle vostre esigenze. Questo è fondamentale. Non fate mai acquisti che non vi servono. Quindi, se siete all'inizio e avete bisogno di trovare il vostro suono, se avete già provato diverse pedaliere e volete confrontarla con un'altra, se avete bisogno di una praticità dove prendo, attacco e suono, per esempio, va molto bene per le situazioni piccole, quindi dove c'è un impianto piccolino e magari dovete accompagnare una cantante, una tastiera, quindi è la soluzione assolutamente più pratica e veloce che potete ottenere. Detto questo, l'ultimo, e vada bene, l'ultimo esperimento è questo. Attenzione, scollego il cavo che era collegato alla pedaliera. La cassa in questo momento è completamente isolata, scollegata, ok? Seguitemi. Voi rimanete qui, io vado dentro, guardate cosa succede. Se volete sapere come ho fatto, ci vediamo al prossimo video. Joey Tassello, Merula, rock and roll. Senti, io